La notte scorsa, la squadra mobile, unitamente al personale del commissariato di Polizia di Stato di Castellammare di Stabia, al termine delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Napoli, direzione distrettuale antimafia, con l'ausilio del personale del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza e del gruppo Esplorazione Aeromarittima della Guardia di Finanza, ha proceduto alla cattura del latitante Antonio Di Martino, già gravato da precedenti penali, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 2018 dal GIP di Napoli, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. All'atto dell'intervento, l'indagato si è dato nuovamente alla fuga, nascondendosi all'interno dell'area boschiva adiacente all'abitazione, dove è stato rintracciato dopo circa 2 ore grazie alla perlustrazione effettuata. Le lunghe indagini della squadra mobile hanno evidenziato che saltuariamente l'uomo ritornava presso le abitazioni a lui riconducibili, a Gragnano, in provincia di Napoli. In quei luoghi, questa notte è stato tratto in arresto dagli investigatori.